Ciao a tutti, sono Paolo, il responsabile dell'assistenza di ATK. Oggi sono qui insieme a voi per mostrarvi come andare a lubrificare correttamente il vostro ski break posteriore. Questa operazione vi consiglio di effettuarla a inizio stagione dopo un lungo periodo di pausa estiva oppure dopo 30 giorni di utilizzo intenso del vostro attacco. Andiamo a posizionare lo ski break in modalità di discesa e, utilizzando il grasso ATK, ne applichiamo la giusta quantità nella zona di scorrimento. Infine andiamo a attivare 2-3 volte lo ski break per distribuire in modo uniforme il grasso. Per qualsiasi info o chiarimento in merito a questa semplice operazione, restiamo comunque a vostra disposizione. Ci vediamo al prossimo video!